tutti. Stamattina non lo so perché, come al solito preparo la moca e ascoltavo un po' la TV. Io ho visto questo problema che ci trasportiamo da una vita, si può dire, il problema delle carceri. Sono super affollati. Avete sentito? Già abbiamo superato 60 detenuti che si sono suicidati. Ma possibile che non si riesca a trovare una soluzione? Tutti ne parlano, tutti i responsabili, i sindacati delle guardie carcerarie, tutti quanti, sono super affollati. Ma vedete un poco, penso, è vero che dal dire al fare c'è di mezzo il mare, però porca miseria, non possiamo tenere ammucchiata questa gente. Sì, hanno sbagliato, devono pagare, va bene, ma i reati minori, quelli in attesa di giudizio, facciamoli fare dei lavori sociali, poi mandiamo solo a dormire nelle carceri. Almeno stanno fuori, insomma, cercano, si redimono un pochettino. Non lo so, se bisogna pagarle il minimo sindacale o quello che è previsto. Ma almeno facciamo qualche cosa, perché non è giusto che un trentenne che sta in galera per qualche motivo è commesso, perché qua, come diceva un mio vecchio amico, chi è senza peccato scaglia la prima pietra. Quindi... Ma è possibile queste autorità? Tutti chiacchierano, ultimamente in TV tutti quanti, tutti si lavano la bocca, facciamo questo, facciamo questo, facciamo questo, e sta povera gente che fa? Soffre. Dove, una cella dove è prevista per 5 ne stanno 10, ed è inutile che facciamo sempre la moltiplicazione. Per favore, le autorità competenti, e diamo una mano a questa gente. Adesso mi vado a prendere il caffè. Buona giornata a tutti. Alla prossima.